Sì, sicuramente, eravamo partiti molto bene, poi questi ultimi 8 giorni hanno praticamente ridimensionato un po' il tutto. Ci spiace perché veramente stavamo andando sull'onda dell'entusiasmo, eravamo riusciti anche a coinvolgere molto i tifosi. Poi sono arrivate queste due battute d'arresto, come hai detto tu, arrivate in maniera diversa. In cui non siamo riusciti a raccogliere niente. È un peccato perché fino a 2 partite fa eravamo in testa a classifica, adesso la classifica è buona, dispiace un po' per le ultime due prestazioni, in particolare quella con la Cremonese, perché poi anche col Pescara abbiamo perso, però la prestazione è stata sicuramente migliore rispetto a quella a Cremona, anche se non quella a cui avevamo abituato i nostri tifosi, ecco. Sì, è importantissimo. Penso che da questo punto di vista dovremmo fare un bel passo avanti, dei progressi, perché dobbiamo imparare a gestire i momenti della gara e anche le gare stesse. Purtroppo col Pescara si stava andando verso la fine, pareggiando a partita 0-0, c'è stato un infortunio praticamente all'88esimo che ci ha penalizzato e poi non siamo riusciti a recuperare, però penso che a livello di prestazioni sia stata una prestazione in cui abbiamo giocato con molto equilibrio e fatto una partita tosta e importante. È ovvio che da qua in avanti dovremo essere bravi a gestire anche queste situazioni perché il campionato di B è in generale molto equilibrato e quest'anno secondo me lo è in maniera addirittura superiore. Sì, sono contento che il mister mi abbia dato tutto questo spazio. Ovvio che dal punto di vista delle prestazioni penso che debba ancora migliorare, soprattutto nelle ultime due non sono soddisfatto di come ho fatto, soprattutto nell'ultima avrei potuto da terzino dare una mano, soprattutto in fase offensiva, una mano migliore, però purtroppo all'interno della partita c'erano dei tempi e delle distanze un po' sbagliate e quindi sicuramente non ho fatto una delle mie migliori partite. Conto assolutamente di crescere per dare una mano a questa squadra e dare il mio contributo come ho sempre fatto. Ecco. L'anno scorso comunque faceva la Serie A, è vero che ha cambiato tanto, soprattutto dietro, però ha la mentalità della Serie A, ha abitudine a giocare comunque in palcoscenici importanti, quindi sicuramente sarà una partita difficilissima. Hanno, soprattutto avanti, sono molto, molto forti e dovremo ribattere colpo su colpo. È un ambiente difficile, la squadra è tosta e dovremo farci trovare pronti.